Passiamo adesso a problemi diversi, quelli rappresentati dal Comitato Civico Quota 96, che è rappresentata da Agnese Chiara Farigu, Francesco Vertillo, Barbara Mattei e Manlio Sollazzo. Parla chi di voi? Benissimo. Professore, a lei. Sì. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità che ci viene offerta. Noi siamo i Quota 96, non ci vorremmo soffermare sui punti critici, diciamo, del decreto, di questo DDL che adesso verrà valutato in Commissione Cultura, perché già ho visto dai commenti, dagli interventi di chi mi ha preceduta, che si sono soffermati a lungo. Io invece vorrei soffermarmi su un punto che il DDL non contempla affatto. Vale a dire la soluzione della vicenda nota come quota 96, cioè il riconoscimento del madornale errore burocratico contenuto nella riforma Fornero, riconosciuto come tale dalla stessa ex ministra e dal Parlamento lo scorso 25 luglio, ma che poi è stato reiterato dopo soli 5 giorni nel passaggio al Senato. E sono qui appunto per domandare, se non ora, quando? Quando e soprattutto dove rientra nella ratio di quale provvedimento? A me, a noi circa 2.000 docenti e personale ATA, che siamo ancora incredibilmente impigliati nelle strette maglie della famigerata riforma, sembra che il provvedimento più consono sia proprio questo, rientrare in questo famoso DDL. E non lo dico solo io o soltanto i miei colleghi, lo ha recentemente affermato anche il sottosegretario Morando, che ha sostenuto appunto che il luogo più idoneo per la soluzione di questa vicenda, di questa ingiustizia, sia appunto l'inserimento in un decreto legge che riguardi la scuola. Eppure, in questo DDL non ce n'è proprio menzione. Ci domandiamo appunto il perché. Il Premier, dopo lo stralcio al Senato dal decreto Madia, annunciò, queste le sue parole, a fine agosto quota 96 sarà risolta nel decreto scuola. Si trattò solo di un annuncio per calmare le ire dei lavoratori della scuola gabbati ancora una volta? A questo gioco al massacro che dura da oltre 3 anni, noi però non ci stiamo più perché ci siamo veramente stancati. Infatti siamo lavoratori ultra sessantenni con oltre 40 anni di servizio. Chiamarci ancora quota 96, e che era soltanto la quota determinata dagli anni e dall'età anagrafica, serve soltanto a rammentare questa vicenda irrisolta, ma noi questa quota l'abbiamo ampiamente superata. Siamo infatti arrivati con sofferenza mista a rabbia e delusione a quota 102, 103 e anche a quota 104. Abbiamo una salute precaria, che peraltro, benché viga la legge 81 del 2008, non viene assolutamente tutelata, nonostante i continui moniti del dottor Vittorio Lodolo Doria, che non manca di denunciare quanto l'insegnamento, considerata helping profession, sia altamente usurante ed inevitabilmente porti al burnout per stress da lavoro correlato. Abbiamo subito, quasi al traguardo della pensione, un'atroce ingiustizia. Peraltro arrivata poi in corso d'opera, ad anno scolastico inoltrato, si noti, da ben 4 mesi. La riforma Fornero, infatti, ha distrattamente omesso la specificità del comparto scuola, che per normativa, che è tuttora vigente in quanto non è stata mai abrogata, contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del DPR 351 del 98, ma è stata disapplicata solamente e stranamente nel 2011, obbliga i lavoratori della conoscenza ad avere una sola ed unica finestra d'uscita, il 1° settembre di ogni anno, per garantire la continuità didattica degli studenti. I docenti e il personale ATA, da sottolineare questo, sono gli unici a lavorare per anno scolastico e non solare. Pertanto, le salvaguardie della riforma Fornero, che vanno a fissare i requisiti necessari al pensionamento al 31 dicembre 2011, per il comparto scuola dovevano essere spostate al 31 agosto 2012, perché, lo ricordo ancora, i lavoratori della scuola maturano i requisiti dal 1° settembre al 31 agosto. Per cui per noi il 31 dicembre fissare quel termine di salvaguardia ha significato essere esclusi dalle norme appunto di salvaguardia con le regole pre-Fornero.
Ora è giunto il momento di passare il testimone, di lasciare il nostro posto ad altrettanti giovani che sono qui presenti a reclamare il posto, appunto. Perché questo è il treno giusto, questa è l'ultima corsa, l'ultima possibilità per noi di uscire e per voi politici che dovete di rimediare. Questo è un accorato appello che rivolgo a nome dei docenti e personale ATA Quota 96 a voi tutti, membri della settima commissione di Camera e Senato, che in questi anni più volte vi siete espressi a favore di una soluzione. Una soluzione che però il governo non ha mai approvato, ma che va assolutamente inserita in questo provvedimento e sostenuta con forza sino all'approvazione. Perché, ricordiamolo, noi non siamo qua, non si chiede una deroga alla riforma Fornero, ma si chiede la correzione di uno svarione che è in esso contenuto. L'appello è rivolto alla Commissione intera, ma in maniera particolare io mi rivolgo a chi ci ha sostenuto sempre con passione, forza e dedizione in questi 3 anni, indipendentemente dal colore politico, perché questa battaglia, che è assolutamente trasversale, è riuscita a calamitare in Parlamento e fuori un consenso unanime. Mi rivolgo in particolare alle deputate Manuela Ghizzoni e a Maria Marzana, entrambe firmatarie di un DDL che si è poi arenato in Parlamento, ad Annalisa Pannarale, a Simona Malpezzi, a Luigi Gallo, a Maria Coscia, a Mara Maroci, a Elena Centemero, sempre presente ai nostri presidi, alle nostre manifestazioni, appassionate e determinate in Parlamento e in ogni occasione che riportasse attenzione e visibilità al problema. Lo stesso dicasi per le senatrici Michela Montevecchi, Manuela Serra, Alessia Petraglia e Francesca Puglisi. La senatrice Puglisi, responsabile nazionale del PD per la scuola, fece inserire di suo pugno la soluzione di quota 96 anche nel programma elettorale del PD nel febbraio del 2013. Riporto testualmente le parole perché sono molto significative e ancora incredibilmente attuali. Certo è che per offrire maggiori opportunità ai nuovi docenti occorre permettere il pensionamento di quanti, docente e ATA, sono rimasti impigliati nella riforma Fornero, in particolare sanando l'ingiustizia subita dalla cosiddetta quota 96. In questo modo non solo si liberano posti di lavoro, ma avremo la possibilità di allineare l'Italia all'Europa per quanto riguarda l'età anagrafica dei docenti. E invece, in questi anni niente è andato per il verso giusto, promesse sempre disilluse, impegni mai onorati, ordine del giorno che impegnano il governo a trovare la soluzione, approvati ma poi regolarmente disattesi, con pretestuose motivazioni come «vuoi un lavoro e uno stipendio, lo avete?» oppure «mancano i soldi, la ragioneria dello Stato ha messo il veto?» o peggio ancora «ma quanti siete? 3.500? 6.000? 9.000?» Ho visto anche dai precari che mi hanno preceduto che il balletto dei numeri affiora vergognosamente sempre in ogni situazione. E questo balletto dei numeri, appunto, ha avuto il solo scopo di rimandare sine die la soluzione del problema, poiché era complicato ogni volta definire i costi reali per emendare l'ingiustizia. E così ogni volta si rinviava al prossimo DEF, alla prossima legge di stabilità, al prossimo provvedimento utile. E così sono passati 3 anni. Eppure, mai come per questo provvedimento, per questo DDL che adesso viene esaminato, le parole inserite nel programma elettorale dalla senatrice Puglisi sono consone e giuste. Riecheggiano nelle mie orecchie le parole pronunciate da molte delle deputate e senatrici che ho appena citato in molte delle nostre manifestazioni, a Piazza del Pantheon, al Teatro dell'Angelo e in tante altre piazze che ci hanno visto i protagonisti in questi anni. Le parole che hanno sempre usato sono state: noi ce la metteremo tutta perché crediamo nella giustezza della causa, ci batteremo sino in fondo, non lasceremo che sia il governo a decidere, altrimenti noi che cosa ci stiamo a fare? Ci rispondevano sempre. Bella domanda questa. Meglio ancora sarebbe se si potessero dare anche una risposta. Non consentite, chiedo, cioè
dico alle deputate e alle senatrici, non consentite che il vostro lavoro di questi anni venga cancellato con un colpo di spugna. Non permettete che questa ingiustizia, riconosciuta come tale da tutti voi, venga ancora una volta reiterata da veti o peggio ancora cada nel dimenticatoio. E che noi, come già sta accadendo, si vada in pensione al raggiungimento dei requisiti forneriani o con l'opzione donna, che decurta l'assegno pensionistico in maniera disastrosa dopo 40 anni e più di lavoro. Aiutateci a ritrovare fiducia nelle istituzioni, nella giustizia e nella politica, perché non si può riformare niente sopra le ceneri dell'ingiustizia. Prima si rimuovono e si sanano le ingiustizie, poi si procede a costruire il nuovo. Adesso vorrei avanzare, delle semplici proposte. Noi riteniamo che questo DDL debba essere spacchettato in due parti. Si debba provvedere ad un decreto legge per le assunzioni dei precari immediato e con l'inserimento della soluzione quota 96, perché sono proprio conseguenziali l'una all'altra. Fuori i vecchi, fuori gli anziani, dentro i giovani. E la seconda parte, dovrebbe proseguire l'iter parlamentare delle restanti parti del disegno di legge per la necessaria messa a punto, dopo attento vaglio e discussione dei punti controversi, mettendoli a confronto possibilmente anche con altri disegni di legge, per poi andare a trovare una giusta sintesi. Restituire il diritto al pensionamento non solo sana un'ingiustizia notoriamente riconosciuta come tale, ma favorisce il ricambio generazionale e, cosa da non sottovalutare, comporta un notevole risparmio per le casse dello Stato. Infatti, lo stipendio di un nuovo assunto è nettamente inferiore allo stipendio di un docente a fine carriera. Inoltre, il numero dei 4.000 censiti dal MIUR circa un anno fa si è, come già detto, fortemente assottigliato. Infatti pensiamo di esserci ridotti alla metà, forse saremo 2.000 o poco più, poiché moltissimi appunto sono fuoriusciti, parte con le salvaguardie della legge 104, altre con l'opzione donna e molti altri per aver raggiunto i requisiti richiesti dalla nuova riforma. Altri ancora ne usciranno con la sesta salvaguardia prevista adesso sempre della legge 104. Questo significa che anche i costi si sono dimezzati e pertanto stavolta non ci sono ostacoli economici che impediscano di sanare appunto questa ingiustizia. Noi a questo alleghiamo una tabella con i nuovi costi, perché si era preventivato che sarebbero serviti circa 400 milioni spalmabili in 5 anni per sanare questa ingiustizia, se calcolati però su un numero di 4.000 come erano stati censiti dal MIUR. Ora, calcolando il fatto che siamo meno di 2.000 o più o meno intorno ai 2.000, calcolando il risparmio tra nuovi assunti, con i nuovi assunti e vecchi docenti, è stato calcolato in maniera molto, molto corretta, che non servirebbero meno di 60 milioni per sanare questa ingiustizia, bazzecole proprio per le casse dello Stato. Quindi noi adesso confidiamo in un riscontro positivo, auguro a tutti, a tutta la Commissione Lavoro, di lavorare al meglio per consegnarci finalmente una buona scuola. Grazie per l'attenzione. Grazie professoressa Farigu. Naturalmente abbiamo distribuito, in visione il testo della memoria che hanno predisposto gli auditi di quota 96. Sono Vertillo del Comitato Lavoratori Quota 96, comunque siamo insieme oggi qui. Allora, io intanto ringrazio tutti anche delle domande successive dei vari parlamentari, senatori e deputati, e mi meraviglio del fatto che chiedono a noi i numeri. Noi è un anno che cerchiamo di avere i numeri di quota 96, eravamo 4.000 col censimento del novembre 2013 fatto dal MIUR quando c'era il ministro Carrozza, è più di un anno che cerchiamo di capire quanti siamo rimasti. Adesso sono state fatte le domande di pensionamento, abbiamo chiesto alla direzione del personale di avere questi numeri, basta togliere chi è andato in pensione e vedere chi è rimasto su 4.000,
siamo circa 2.000, non ci vuole molto, però mi sembra strano che chiedete a noi i numeri quando noi, chiedendolo al Ministero dell'Istruzione, non riusciamo ad averli. Ma non solo noi, anche i deputati e senatori so che l'hanno chiesto e ancora stanno aspettando la risposta. Questi numeri l'hanno chiesti deputati e senatori anche delle commissioni lavoro e bilancio che ci hanno sempre seguito e appoggiato in questi 2 anni di lotte. L'ultima cosa che volevo dire è che il decreto Madia, che mi pare che sia andato in votazione al Senato in questi giorni, prevede i revocati della scuola. I revocati della scuola sono quelli che arrivati a 65 anni vengono mandati d'ufficio pur non avendo magari neanche 20 anni di contributi. Questi revocati, che sono docenti e ATA, colleghi nostri, sono stati mandati d'ufficio perché fanno parte della pubblica amministrazione, ma il decreto Madia ad agosto ha detto che noi non facciamo parte della pubblica amministrazione, cioè noi quota 96. Allora è strano che il collega è della pubblica amministrazione e io che sono nella stessa scuola non sono della pubblica amministrazione. Allora qui c'è un po' di schizofrenia. Cioè la pubblica amministrazione o riguarda tutti o non riguarda nessuno della scuola. Allora, siccome i revocati sono circa 2.000, chiediamo pure all'onorevole Faraone, che è qui presente, se c'è la possibilità di fare uno scambio, come è stato richiesto anche da alcuni parlamentari, tra noi e i revocati che volevano restare in servizio per loro problemi economici, personali o familiari. Grazie.